Massimo, mi ha detto Evaristo che mi stavi aspettando qui. Giochi a nascondino? No, 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 volevo che ci vedessimo da soli, così possiamo parlare un po' tranquilli, perché di sopra c'è sempre confusione. Bene, parliamo. Nicholas sta meglio, anche se non si è tranquillizzato ancora del tutto, poverino. È triste, con il morale a terra. Mi dispiace, così, così non va bene, anche se Franco cerca di essere il suo appoggio con gli altri due ragazzi perché gli vogliono veramente bene. Comunque, con tutto questo affetto, credo che guarirà presto. Perché mi guardi con quella faccia? Ho detto delle cose senza senso? No, 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 Bene, no. cos'altro vuoi sapere? Sì, ti ho mai mostrato la foto di mio padre? No, vero? Guarda. Che bell'uomo, Ti ho Massimo. raccontato di come si è innamorato di mia madre? No. Mio padre la invitò a uscire dopo il teatro. Era inverno. La notte è molto fredda e era tardi. Uscirono dal teatro. Mio padre la invitò a salire sulla limousine, ma la mamma disse di no. Preferiva camminare, voleva passeggiare. Stavano camminando quando apparve un poveretto infreddolito che vendeva giornali. La mamma glieli comprò tutti, purché andasse a dormire. Si comportava sempre così. Papà vide questo e si innamorò perdutamente di lei. Lo raccontava sempre questo fatto. Lo raccontava sempre con le lacrime agli occhi. E l'ultima volta che lo raccontò fu poco prima di morire. È una storia molto bella, Massimo. Sì. E quando ti ho vista parlare con Nicholas, per come hai gestito questa situazione, ho visto che cuore grande hai. Ho visto quanto sei incredibilmente dolce, Flor. E così ho finito per innamorarmi perdutamente di te. Flor, lo so che hai dei dubbi. So che c'è Delfina di mezzo, però se tu mi dici che vuoi stare con me, io ti giuro che lascio Delfina e cercherò di cambiare tutte quelle cose che non ti piacciono di me. Dimmi di sì. Dimmi di sì e io ti giuro che ti amerò per tutta la vita. Che cosa mi dici? Sogni che non volia. No, è molto bello tutto quello che dici, Massimo. E mi hai lasciato senza parole e per fare questo effetto a me. E il fatto è che io... Che cosa? Io sono ancora molto confusa e tu stai con Delfina e quindi noi non... Sì, è vero, ma se è solo per questo io ti posso aspettare. E in quanto Delfina le parlerò subito. Tu parlerai con lei? Sì. Non avevi detto che credevi alle tradizioni del tuo paese e quindi hai promesso di sposarla? Sì, beh, in realtà non credo fino in fondo alle tradizioni del Krikoragan né alle sue regole. No, ma guarda come cambi velocemente idea, è veramente incredibile. No, 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 non è questo. È che se una tradizione mi obbligasse a vivere una vita infelice, beh, no, 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 non mi interessa. Io sarò sempre grato a Delfina per quello che ha fatto, però non la posso amare solo per questo. Io amo te, Flor. Ti amo con tutta l'anima. Dimmi cosa devo fare perché tu stia con me. Beh, non lo so che cosa devi fare. Non lo so, puoi cominciare a non uscire con quelle quattro gattine che ti fanno. Molto bene, è fatto. E che altro? Non lo so. Che cosa? Sorprendimi. Sorprendimi, signor Conte. Lo farò.